È notizia di ieri, l'ennesima notizia, in verità qui c'entra semplicemente la perdita di controllo probabilmente da parte di qualcuno che nella giornata di ieri, un cinquantenne in città, ha scatenato quel pomeriggio di follia, come magari ci ricordava anche il film qualche tempo fa. Un cinquantenne, rapine, tentata violenza e chi più ne ha più ne metta. Il problema della sicurezza è stato, è e resterà una di quelle questioni sulle quali più di altre noi ci adopereremo con la nuova amministrazione che ci auguriamo sia e sarà di centrodestra. Aspetti concreti, aspetti veri, attenzione vera e non attenzione pruriginosa solo in campagna elettorale come altri movimenti o come altre parti politiche che si sono girate per troppi anni dall'altra parte in questa città. La verità è che ci siamo preoccupati e abbiamo in qualche modo spinto con alcuni organi di pubblica sicurezza, con le forze dell'ordine, perché si recuperasse il territorio attraverso dei sistemi che da una parte speriamo non vengano dismessi e dall'altra speriamo che vengano accresciuti. Di che cosa parliamo? Parliamo del presidio della Polizia Postale che deve restare nella nostra città, lo ricordiamo per l'ennesima volta, una delle città del centro Italia che più di altre supera ed è una grande città rispetto alle altre confinanti, Grosseto, Rieti, Viterbo, Macerata, Ascoli, tutte città che assommano a non più della metà degli abitanti della nostra Terni. E allora a Terni deve restare il presidio della Polizia Postale e su Terni deve gravitare nuovamente un'unità cinofila che possa, in ausilio alle forze dell'ordine, scovare tutti coloro che indosso, trasportano, hanno, nascondono, imbucano, sotterrano o piuttosto usano le fioriere messe a decoro della città come base di spaccio. I cani possono fare la differenza e possono intervenire in ausilio alle forze dell'ordine, peraltro straordinari animali, per debellare o comunque intervenire con più aggressività nel senso buono del termine, cioè sono in grado, a differenza degli uomini, di capire a centinaia di distanza che cosa fa il malintenzionato che apparentemente ciondola con le mani in tasca ma che nasconde magari da un'altra parte chissà cosa. Questo avverrà per intraprendenza di alcuni funzionari apicali della questura di Terni, perché il questore sta prendendo tutta la situazione con grande attenzione per le mani, sollecitato anche da alcuni funzionari apicali della questura di Terni e delle forze dell'ordine, ha fatto sua la proposta anche in tempi brevi, ce lo vogliamo augurare, di porre un'unità cinofila nelle vicinanze della nostra città che possa servire con più attenzione, possa seguire con maggiore aggressività, lo ripetiamo nel senso migliore del termine, ciò che succede nella nostra Terni. Basi di spaccio a Piazza Solferino, la voglio chiamare esattamente per come si è sempre chiamata, piuttosto che basi di spaccio in altre piazze, mi viene in mente Piazza della Pace, o piuttosto come era anche Piazza della Meridiana di Borgorivo, con interventi ripetuti, siamo riusciti in qualche modo, grazie all'intervento delle forze dell'ordine congiunte, carabinieri, polizia municipale, a riportarle in un alveo di maggiore normalità. Ecco, questo è una delle attività che faremo per la sicurezza, oltre ad altri aspetti che riguardano la videosorveglianza, vigilata per come si deve con una centrale unica, altri aspetti ancora che riguardano un presidio diverso svolto dalla polizia locale con turnazioni differenti dalle attuali. Questi sono i cavalli di battaglia e sono piuttosto le iniziative vere, concrete e possibili a disposizione del nuovo sindaco, a disposizione della coalizione di centrodestra e chi come noi si occuperà veramente di sicurezza. Il DASPO urbano, cioè l'allontanamento dal nostro comune, è un passaggio obbligato, come quello in verità di evitare che uno di più di chi viene qui a Terni sia ospitato e magari bighelloni per la città, o piuttosto si aggreghi alle bande dello spaccio. Non abbiamo bisogno di altri malavitosi, abbiamo bisogno di cittadini che siano impegnati nel lavoro e per il bene della città.